Vi è mai capitato di avere una giornata completamente folle, piena di imprevisti e colpi di scena? Una di quelle giornate che iniziano in sordina, piano piano, nel silenzio della vostra stanza, per poi diventare un crescendo di situazioni, incontri e scontri, nodi ingarbugliati e circostanze da sgarbugliare. Lasciate che vi racconto una delle giornate più movimentate a cui io abbia mai assistito. Il centro di tutto il turbinio di questa storia è il nostro simpatico amico Figaro. Vi ricordate il barbiere di Siviglia di Rossini? Questa volta è Mozart a raccontarci con le sue note allegre e capricciose quello che accadde proprio il giorno delle nozze di Figaro. Ma lasciate che mi presenti. Sono la topina Rosabella. Vivo da anni a Siviglia, nel palazzo del conte d'Almaviva. Per la precisione, la mia tana si trova nell'intercapedine del muro tra la stanza di Figaro e Susanna e quella dei conti, che sono vicine. Ora venite con me, fate silenzio. Entriamo nel palazzo, piano piano, in punta di zampette. Già, scusate, in punta di piedi. Vedete? Questa è la stanza di Figaro e Rosina, una bellissima stanza al piano nobile che il conte ha regalato ai due sposi come dono per le loro nozze, proprio vicino a quella sua e della contessa. È il primo mattino del giorno delle loro nozze e Figaro e Susanna sono nella loro stanza. Cinque, dieci, venti, trenta, trentasei, quarantatré. Cosa stai misurando, caro il mio Figaretto? Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco. In questa stanza? Certo, a noi la cede. Generoso il padrone. Figaro è felice dell'inconsueto regalo che un padrone fa ad un suo servitore, ma Susanna un po' meno. Lei sa il vero motivo di questo dono e decide di dirlo al suo sposo. Oh, mio caro Figaretto, non è certo per il tuo bel visetto che il conte ci ha fatto un così bel dono. Il nostro signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, ha deciso di tentare la sua sorte nel palazzo. E sai con chi? Con la tua Susannetta. E così, per avermi sempre vicina e pronta a raggiungerlo ogni volta che mi chiama, ci ha donato questa stanza vicino alla sua. E bravo, signor padrone! Ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto. Se vuol ballare, signor contino, il chitarrino le suonerò. Se vuol venire nella mia scuola, la capriola le insegnerò. Mi sa che Figaro non l'ha presa tanto bene. E indispettito ha deciso di rendere pan per focaccia a quell'arrogante del conte. I miei piccoli baffi iniziano a tremare. Ho il sospetto che le cose non si mettano bene. La giornata sarà lunga. Anche perché un paio di giorni fa, mentre passavo per il salone al pian terreno, ho sentito Don Bartolo discutere con l'anziana governante Marcellina. Parlavano di un vecchio contratto che Figaro aveva stipulato con Marcellina per un prestito di denari. Nel contratto c'era scritto che se Figaro non avesse onorato il prestito, restituendo l'intera somma, avrebbe dovuto sposare la governante. E pensate un po', Figaro i soldi non li ha mai restituiti. Così quel giorno Marcellina e Don Bartolo hanno deciso di chiamare un avvocato, anzi un avvocatone, per far rispettare a Figaro il patto. Ma i miei baffi non mentono e mi dicono che i problemi non sono ancora finiti, anzi sono sicura che non sono ancora iniziati. E infatti
Figaro è appena uscito dalla stanza, lasciando Susanna sola a provare il cappellino per le nozze. Ed ecco che nella stanza irrompe Cherubino, un ragazzetto molto carino, fidanzato della giovane cameriera Barbarina. In realtà io lo conosco bene, l'ho visto spesso fare il cascamorto con tutte le donne del palazzo, compresa la contessa, anzi, soprattutto con la contessa. Il conte, ieri, perché mi trovò sol con Barbarina, mi cacciò via. Se la contessina, la mia bella comare, grazia non mi intercede, io sono bandito dal palazzo, dice il bel giovane con aria stravolta. Ah, furbetto! E immagino che sarebbe triste per te lasciare la bella Barbarina e ancora di più la contessa, gli risponde Susanna. Ma proprio in quel momento giunge nella stanza il conte. Cherubino lesto si nasconde dietro una poltrona enorme posta al centro della stanza. A quello sfacciato di un conte non sembra vero di essere tutto solo con Susanna e così inizia a corteggiarla. Ah, Susanna, tu sai quanto ti amo. Se solo potessi passeggiar con te in giardino questa sera, dopo le nozze. Ma cosa dite? Fate silenzio! Sentite! Oh, stanno bussando! Chi è alla porta? Alla porta stava bussando Don Basilio, che chiede: Susanna, sono io. Avete visto il conte? Più che un maestro di musica, Don Basilio è un gran chiacchierone. Conosce tutti i pettegolezzi del palazzo e gli piace metter bocca in ogni cosa. Un giorno ho sentito il conte, nella sua stanza, confidargli la sua passione per Susanna, pregandolo di intercedere presso di lei in suo nome. Capito il conte? Sentendo bussare Don Basilio, il conte si nasconde dietro la poltrona e contemporaneamente Cherubino, per non farsi vedere, si sposta sulla seduta della poltrona. Susanna, con un gesto svelto, lo copre con un drappo che aveva a portata di mano. Mia cara, sono venuto per dirvi che il conte v'ama, dice Don Basilio, e Susanna gli risponde indispettita. Andatevi, il ministro, state sprecando fiato. Io non ho che farmene del conte, del suo amore. Ma Don Basilio torna alla carica. Ma non preferireste il conte a quel giovane baldanzoso che vedo sempre corteggiare e gironzolare intorno a voi, signore? Con tutto quel fascino da damerino. Attenta! In palazzo gira voce che corteggi la nostra cara contessa. Anzi, meglio, egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia che se il conte s'accorge potrebbero essere seri guai per il giovane. Il conte ha ascoltato tutto direttamente dalla viva voce di Don Basilio e con un balzo esce fuori dal suo nascondiglio. Don Basilio è sorpreso. Il conte invece è agitato, un po' per l'onor ferito dalla calunnia nei confronti della contessa e un po' per gelosia. Cammina avanti e indietro per la stanza. Deve trovare una soluzione per mettere a tacere le male lingue e allontanare il giovane. Mentre passeggia, tira via senza volerlo il telo dalla poltrona, scoprendo il nascondiglio di Cherubino. Cherubino è sempre più spaventato e il conte è sempre più adirato. Quel ragazzo deve proprio andarsene. Così trova il modo per allontanarlo una volta per tutte. Intanto arriva Figaro. Cosa ci fa tutta questa gente in camera della mia futura sposa? Figaro è sorpreso e il conte gli risponde: siamo venuti a complimentarci con voi per le vostre nozze e ad assicurarci che in questo giorno di festa tutto vada per il meglio.
ma quale premura! Dice Figaro con ironia. Poi, accorgendosi della presenza di Cherubino, gli chiede: e tu? Perché hai quell'aria così afflitta? Il padrone vuole scacciarlo dal castello. Ha deciso di farlo partire soldato nel suo reggimento. Interviene Susanna al posto del giovane. Figaro sembra divertito. Il ragazzo ha avuto quello che si meritava. Così la smetterà di importunare tutte le dame del palazzo. Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, turbando il riposo. Sai quello che ti aspetta? Non più andrai, farfallone amoroso, notte e giorno cercando di importunare e turbare il riposo delle belle dame. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante. Avrai la divisa e gran mustacchi, schioppo in spalla e scialba al fianco. Andrai per montagne, per valloni sotto le nevi, le bombarde e i cannoni. Avrai gli onori della gloria militar. Il conte Figaro si sono divertiti ben bene a prendersi gioco del povero Cherubino. Ma come vi dicevo, la giornata è stata lunga. Così poco prima di pranzo sentì delle voci provenire dalla stanza accanto. Era Susanna che aveva deciso di raccontare tutto alla contessa. Così il conte venne da voi a parlare d'amore, dice la contessa rivolta a Susanna. Mi sembrava molto dispiaciuta per il comportamento del marito. Preferirebbe averlo onesto e fedele come Figaro, che proprio in quel momento entra nella stanza. Sembra piuttosto allegro nonostante tutto e le due donne gli chiedono il perché. Non vi conviene stare in pena per questo. Il conte reclama il suo antico diritto a corteggiarvi e se non avrà quel che vuole, perché Susanna si rifiuta, minaccia di proteggere Marcellina e farmela sposare per rispettare il patto. Ma ascoltate, il piano è semplice. Tramite Basilio, un biglietto io gli fo capitar, che l'avverta di certo appuntamento che per l'ora del ballo voi gli deste. Su quel biglietto c'è scritto che verso sera lo attendi in giardino e invece di trovare te, Susanna, il conte troverà il picciolo Cherubino che per mio consiglio non è ancora partito da femmina vestito. Ci faremo delle grosse risate. Ma guarda, sembra proprio che Figaro abbia organizzato un bello scherzetto da tirare al conte. Così soddisfatto si allontana dalla stanza. Ma subito dopo bussa alla porta Cherubino. Il giovane è venuto a salutare la contessa prima di partir soldato e a cantarle una canzone d'amore appassionata. Poverello, mi sa che non sa quello che lo aspetta. Infatti, non appena ha finito di cantare, la contessa e Susanna iniziano a prendergli le misure, lo pettinano e lo agghindano e in 4 e 4-8 Cherubino si ritrova vestito da donna. Ma sfortuna vuole che proprio in questo momento bussi alla porta il conte. Perché la porta è chiusa? Cosa aspettate ad aprire? È davvero impaziente il conte. E ora che si fa? Svelte Susanna e la contessa chiudono nello stanzino Cherubino. Poi Susanna esce dalla porta interna e va nella sua stanza. Il conte sospettoso esclama: che novità! Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza. Ma no, non darti pena. Ero qui con Susanna che si stava provando il vestito da sposa. La contessa nervosamente cerca di nascondere la verità al conte, ma dallo stanzino dove è nascosto il povero Cherubino arrivano degli strani rumori. Il conte, al colmo della gelosia, prova ad aprirlo, ma la porta è chiusa a chiave e la contessa non ha alcuna intenzione di dargliela. Così il conte decide di andare lui stesso a cercare gli arnesi per forzare la serratura, prendendo però una piccola precauzione. Vi ricordate l'inutile precauzione del barbiere di Siviglia? Si fa accompagnare
dalla contessa, in modo che chiunque sia nascosto nello stanzino non abbia nessuna possibilità di uscire. Ma Susanna, dalla sua stanza, ha sentito tutto. Così appena i due escono, entra e apre lo stanzino, facendo balzare giù dalla finestra Cherubino e chiudendosi dentro lei. Quando il conte torna e apre l'armadio, resta senza parole e, umiliato, chiede scusa alla contessa. Finalmente sembrava arrivato un attimo di tranquillità, quando all'improvviso sento una gran confusione. In un solo attimo la stanza si era riempita di gente e ci sono proprio tutti: Figaro, il giardiniere, Marcellina, Don Bartolo e Don Basilio, tutti che chiedono conto a Figaro di qualcosa. Il conte scopre l'inganno del biglietto che Figaro aveva dato a Don Basilio ed a peggiorare la situazione ci si mettono anche Marcellina e Don Bartolo che mostravano il contratto. Non credo ai miei baffetti, la prima parte della giornata si sta concludendo in modo davvero ingarbugliato. E a dirla tutta, neanche il conte ci sta capendo granché. Infatti, dopo un po', eccolo che passeggia avanti e indietro nel salone d'onore del palazzo addobbato per la festa. Quando entrano Susanna e la contessa, si fermano in un angolo per non essere viste e la contessa dice a Susanna: Susanna, vai dal conte e digli di voler accettare il suo invito a vedervi stasera in giardino. Ma non ti preoccupare, perché andrò io al posto tuo, vestita con i tuoi panni, e vedremo come reagirà. Susanna fa quello che le ha detto la sua signora. Non potete immaginare la soddisfazione del conte. Intanto, in un'altra stanza, Don Bartolo e Marcellina hanno convocato Figaro al cospetto di Don Curzio, un avvocatone, del conte e della contessa, per imporgli di saldare il suo debito e sposare Marcellina. O pagarla o sposarla, questa è la sentenza. Certo, ma di soldi io non ne ho. Figaro è davvero nervoso e non sa come uscire fuori da quella situazione. Come farà a restituire i soldi a Marcellina se non li ha? Per guadagnare un po' di tempo dice: Signori cari, son gentiluomo e senza l'assenso dei miei nobili parenti non potrei sposarmi. E dove sarebbero questi genitori? Perduti, mio caro conte. Sono stato rapito tempo fa, appena nato. L'oro, le gemme e i ricamati panni che nei più teneri anni mi ritrovarono addosso i rapitori sono gli indizi veri di mia nascita illustre, e soprattutto questo geroglifico impresso sul mio braccio. Alla vista di quel segno, Don Bartolo e Marcellina impallidiscono. L'anziana badante non riesce più a trattenere l'emozione ed esclama: Una spatola impressa al braccio destro! Allora sei tu, Raffaello! Il figlio che ho perduto anni fa. Figlio mio! Ecco tuo padre! Dice, indicando Don Bartolo. Ah, che emozione immensa! Finalmente posso riabbracciare il nostro figliuolo! I tre commossi si abbracciano. Il conte è smarrito e confuso. Quando arriva Susanna, Figaro le dà la buona notizia. Almeno per ora, tutto sembra essersi risolto nel migliore dei modi. Ora non resta che sposarsi. Arriva la sera e tutti si stanno preparando per la grande festa. Ma qualcuno si aggira ancora con aria furtiva tra le stanze del palazzo. L'ho riconosciuto subito dal suo fare cencioso. È Cherubino! Ma allora non è mai partito per Siviglia e sta cercando la sua fidanzata Barbarina. Quando Barbarina lo vede, per nasconderlo all'ira del conte, lo traveste da donna e lo fa stare tra le damigelle. Susanna invece è con la contessa nel suo camerino e la sta aiutando a vestirsi. Ora dobbiamo pensare a sistemare il conte. Prendi carta e penna, mia cara, e scrivi.
canzonetta sull'aria. Che soave zeffiretto questa sera spirerà sotto i pini del boschetto. Perfetto, piega il foglio. Ecco, prendi una spilla, servirà come sigillo. Attendi, scrivi sul riverso del foglio. Rimandate il sigillo. Con questo biglietto, Susanna darà appuntamento al conte, che in realtà sotto i pini non troverà Susanna, bensì la contessa, vestita con i panni della sua cameriera. Finalmente giunge la festa, il matrimonio, i balli, tutto va come previsto. Susanna, durante un ballo, ha allungato il biglietto al conte. Ah, fa proprio caldo nel salone, anche per una topina come me. Così decido di uscire nel giardino. Ma nel buio vedo una figura che si agita. Ma tu guarda, è Barbarina e sta cercando qualcosa. L'ho perduta. Me meschina. Ah, chissà dove sarà. Barbarina, cos'hai? Cos'hai perduto? Le chiede Figaro, che è appena giunto. La spilla, quella che diede a me il padrone da dare a Susanna. Accidenti, la spilla è la conferma del loro appuntamento segreto. Figaro fa finta di sapere tutto, anche se in realtà è deluso e amareggiato, e andando via mormora fra sé. Che scherzo è questo? Susanna mente al suo Figaro? Per strada incontra Marcellina, Basilio e Bartolo e li invita a seguirlo per smascherare la sua infedele sposa con il conte. Mentre cammina, infuocato dalla rabbia, inveisce contro le donne. Queste chiamate dee, dagli ingannati sensi, a cui tributa incensi la debole ragion, sono streghe che incantano per farci penar, sirene che cantano per farci affogar. Per fortuna, Marcellina intuisce che sotto c'è qualcosa. Susanna non tradirebbe mai il suo Figaro. Così corre ad avvertire la ragazza. Intanto Susanna e la contessa si sono scambiate i vestiti per burlare il presuntuoso conte. Eccole nel giardino che si aggirano, aspettando la loro preda. Ma invece del conte, sopraggiunge sul luogo dell'appuntamento Cherubino. Così il giovane rischia di mandare a monte i loro piani. Il giovinetto non si accorge dell'inganno e inizia a corteggiare quella che crede Susanna, ma che in realtà è la contessa. Proprio in quel momento giunge il conte, che si frappone fra i due e caccia via l'audace cherubino. Partito è l'audace, vieni qui, abbracciami. Dice il conte rivolto alla contessa, che lui crede essere Susanna. Figaro li scorge nascosto tra le piante e anche lui, ingannato dalle apparenze, vede la sua Susanna con il conte. Così va su tutte le fure e si allontana. Dopo neanche due passi, incontra quella che crede la contessa. Così, per vendicarsi, la corteggia un po'. Eccomi ai vostri piedi. Ho pieno il cor di fuoco. Esaminate il loco, pensate al traditor. Non perdiam tempo in vano, datemi un po' la mano. Ah, vuoi la mia mano, eh? Eccotela! Servitevi, signor! E gli porge un bel ceffone. Ma mica solo uno. Susanna è su tutte le furie. Ma Figaro finalmente la riconosce dalla voce e i due fanno pace, abbracciandosi teneramente. Ma aspetta
Aspettate ancora, non è finita! Il conte li vede e pensa che Figaro stia importunando la sua contessa. Così chiama a gran voce rinforzi. Gente, gente, allarmi, allarmi! E a quel punto accorrono tutti. Anche la contessa esce dal suo nascondiglio scoprendosi il viso. L'inganno è svelato. E il conte? Il conte, umiliato, chiede scusa alla sua bella contessa e tenendole teneramente la mano capisce di amare solo lei e che non vale la pena cercare l'amore in altre donne. È stato un giorno davvero movimentato, fatto di tormenti, di capricci e di follia. Il conte e la contessa, Figaro e Susanna, Bartolo e Marcellina, Cherubino e Barbarina. Soltanto l'amore poteva risolvere tutto e riportare l'armonia tra queste coppie e l'allegria in tutto il palazzo. Ma ora non attardiamoci più in chiacchiere, ci sono la festa e le danze che ci aspettano.